Cosa gli diremo ancora ai nostri figli a casa, alle nostre mogli? Cosa? Che è 4 mesi che non si porta un euro a casa. Non ce la facciamo più così. Protesta dei pescatori di Viareggio questa mattina davanti al Consiglio regionale per quanto riguarda l'imboccatura, l'entrata al porto resa inaccessibile dall'insabbiamento che ha provocato un incidente di un peschereccio. Sì, quello che stiamo chiedendo da oltre 2 mesi è che ci venga garantita la possibilità di lavorare in sicurezza attraverso la dragatura dell'imboccatura del porto di Viareggio. Ho problemi per le famiglie, problemi per i redditi, è attualmente in attività una draga nel porto di Viareggio che sta lavorando, tuttavia sta lavorando a ritmi lenti, intermittenti, perché ci sono stati problemi. Siamo arrivati, basta, non ce ne vuole più. Non ce la facciamo più! Non ce la facciamo più, non ci si fa più così a lavorare, è impossibile. Abbiamo dei figli da campare, all'università, è 4 mesi che non portiamo un soldo a casa, che gli diamo la sabbia, gli diamo da mangiare. In un mondo normale la sabbia che le correnti tolgono da Pisa e portano a Viareggio dovrebbe essere riconsegnata sul litorale pisano. Sarebbe una cosa normale che viene ostacolata e osteggiata da un ambientalismo ideologico che non ha a cuore il bene delle persone ma semplicemente un'ideologia. Peraltro litigano fra Regione Toscana e Comune di Viareggio sulla poltrona per l'autorità portuale, il segretario dell'autorità portuale, quando in porto non si entra e non si esce.